Ciao ragazzi, oggi voglio far vedere questo video. Parliamo di guaine termorestringenti. Troverete il link in descrizione. E il produttore di queste guaine ne fa, a parte che ha vari materiali per l'elettronica, oltre a fare questa versione divisa in tre bustine con molte guaine, di tutte di colore nero, queste, ne fa anche una versione più completa con guaine, no, più completa perché sono le stesse, però queste sono colorate. Mentre ne fa ancora un'altra versione con guaine sempre colorate, però divise in una comoda scatola di plastica. Però ne escono di meno. Questi possiamo dire che sono i ricambi della scatolina. Ecco, se non avete una scatolina vi consiglio di prenderla, perché averle nelle bustine è veramente veramente difficile, se poi le rompete in giro eccetera. Oggi voglio parlare di queste guaine. Questo tipo di guaine sono termorestringenti. Devo andare ad aprire un attimo la busta, senza romperla perché appunto dopo devo rimetterle. Allora, prima di tutto vorrei trovare la guaina più sottile. Come vedete qui, sono ancora troppo doppie. Questa è la più sottile. E qui dove stavo aprendo, fortunatamente troviamo quelle più sottili. Ah, sono dei pacchetti uguali? Sì, ok, ho detto una sciocchezza. Sono tre pacchetti uguali. Davanti appunto vedete le guaine più grandi e dietro, però non riuscite a vedere bene, trovate le guaine più sottili. Quindi i tre pacchetti sono identici, hanno lo stesso setup. Allora, prendo il pacchettino con le guaine più sottili e lo vado ad aprire. Ok, una volta aperto il pacchettino prendo un paio di guaine. Ecco, vedete, ne ho prese 1, 2, 3, 4, 5, non me ne servono così tante. Ne ripongo due. Scatolina è molto utile. E ne vado a prendere una un po' più grande. La stessa grandezza questa? No, sembra un po' più grande. Sì, è un po' più grande. Ne prendo una. Sono uguali. Sì, ah no, forse di poco, è pochissimo. Mi serve un po' più grande. Ecco, vedete? Questa è un po' più grande. Vedete, c'entra esattamente, quindi questa è un po' più grande. Voglio farvi vedere come si utilizzano queste guaine aggiustando un paio di cuffiette normali, quelle del cellulare, quelle qui, in particolare in questo paio di cuffiette mi si era rotto il jack, quindi cosa ho fatto? L'ho tolto. Andiamo a mettere la guaina termorestringente sui fili e andiamo a bruciarla. Da lontano serve solo il calore. Una cosa molto importante è chiudete bene la fine. Ecco qua, adesso l'abbiamo stretto, guardate. Abbiamo fatto una sorta di isolamento attorno.
Questo è un altro collegamento. E andiamo con la termo. Aspettate, vorrei farvi vedere bene esatto. Inseriamo la guaina e ancora bruciamo. La vorrei mettere bene a fuoco per farvi vedere questo passaggio della guaina. Ecco qui. Adesso cosa facciamo? Mettiamo il filo dritto. Abbiamo le tre guaine termorestringenti qui e passiamo la guaina più doppia che abbiamo messo precedentemente per andare a chiudere tutti i fili. Uno, due, tu riuscite a vedere, e tre. Ok, adesso magari col senno di poi avrei preso una guaina ancora un po' più grande, quindi... Raga, detto questo vi saluto, ci vedremo nel prossimo video unboxing o di spiegazione di prodotti, venitemi a trovare sul mio blog Tecnoroba. Ciao!